Siamo padre Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, le letture di questa 25esima domenica di tempo ordinario sono molto molto belle e molto formative. Il Vangelo che commenterò dettagliatamente nella seconda omelia che farò presenta questa parabola dell'operaio dell'ultimo ora cosiddetto, e sembra, come dire, manifestare una sorta di ingiustizia dei strumenti, quelli che brontolano, perché dice: ah, perché dai a quelli che lavoravano dare roba, lo stesso quelli che arrivano da vicino? Sembra un'ingiustizia. Gesù spiega, e poi vedremo nella prossima omelia come e perché non è così. E allora la Chiesa, nella sua grande sapienza, ha agganciato a questo Vangelo la spettacolare prima lettura e anche un pezzo del Salmo responsoriale che vorrei con voi riflettere e che ci aiutano a fare un bel viaggio in ciò che Dio è e in ciò che Dio farà, e soprattutto ci insegnano la giusta modalità di rapporto con Lui. È uno dei passi più belli di Isaia. Bisogna rileggerlo con calma, tanto è breve, e poi sezionarlo. Comincia dicendo così: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio non nella sua via e l'uomo inique i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Attenzione, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Capito che queste ultime parole sono la risposta già diretta al Vangelo. Quello che agli occhi degli uomini sembra un'ingiustizia è tutto da dimostrare che agli occhi di Dio sia tale. Allora dobbiamo fare sempre molta molta attenzione, figlioli miei cari. Il nostro Signore ci ha donato intelligenza, che è un suo. L'intelligenza dobbiamo farla funzionare, e in parte l'intelligenza serve anche per conoscere Lui. Come sapete che la Bibbia dice esplicitamente, questo dirò a quelli che si definiscono atei, nella Bibbia c'è scritto che lo stolto dice Dio non esiste, e dice lo stolto perché non si può dire lo stupido, ma lo stupido etimologicamente vuol dire uno che non fa funzionare bene il cervello. Quindi, capite? Perché guardando le cose come sono in se stesse, è impossibile non ammettere che un qualcuno di grosso ci debba stare. Qualunque persona sensata che usi bene il cervello, a questo ci arriva. Poi dire chi è e dire che Gesù Cristo è la stessa cosa che Dio è un altro discorso, ma che ci sia un Dio ci possiamo e ci dobbiamo arrivare. Quindi l'intelletto del nostro Signore ce l'ha dato anche per questo, e siamo colpevoli se lo usiamo. Vi faccio un esempio, no? Che ho sempre fatto, io quando parlo con i ragazzotti che sono un po' sensibili, no? Che a scuola li imbottiscono di sciocchezze, cominciano a dire che l'uomo viene dalle scimmie, che l'universo viene dal caso, d'accordo? Dal caso, io tiro fuori i miei super dispositivi elettronici, dico: guarda, pure questo viene dal caso. Non ti preoccupare, tu prova, pensa, dice: caso, fammi un bel iPhone 8, adesso c'è un altro ieri, fammelo a caso. Cioè, dico, la stupidaggine, no? È evidente che dietro un aggeggio del genere c'è un cervello che l'ha progettato e che l'ha fatto funzionare. È quello che vediamo tutto l'universo, i ragazzi studiano solo, no? È quello che vediamo continuamente con i nostri occhi. Cioè, noi sappiamo che quando c'è qualcosa di ben fatto, qualcuno l'ha fatto, capito? Qualcuno. Poi dargli un nome, un altro discorso. Quindi questo è un uso corretto dell'intelligenza. Poi però c'è un uso non corretto dell'intelligenza. Cioè, e qui c'è la paraboletta di Sant'Agostino. Vedete che Sant'Agostino è un grande intellettuale, e si è avvicinato anche attraverso la filosofia a Dio, no? Solo che voleva andare un po' troppo oltre, e un giorno gli apparve, oggi vi racconterò un pochino di queste storielle, almeno due o tre, gli apparve un bambino che stava sulla spiaggia del mare e aveva scavato una buca. Poi c'aveva una conchiglia in mano e andava dentro l'acqua e prendeva l'acqua con la conchiglia e la metteva dentro la buca. Poi tornava nell'acqua e prendeva un'altra con l'acqua e la conchiglia e la metteva dentro. Sant'Agostino guarda sto bambino, dice: scusa, ma che stai a fare? Dice: io voglio mettere il mare dentro una buca con la conchiglia. Dice: stai bene, d'accordo?
Stai scherzando? No, non sto scherzando. Ma guarda che è più facile mettere il mare dentro la buca che mettere Dio dentro la tua testolina, come tu vorresti fare. Perché Sant'Agostino era molto intelligente, d'accordo? Però in alcuni momenti stava cercando di andare un po' oltre, cioè si faceva dei perché che sono un po' troppo grandi, capite? Cioè perché Dio a un certo punto è oltre noi, capite? Le mie vie non sono le vostre vie, non si capiscono, d'accordo? E noi non possiamo metterci a giudicare il nostro Signore con i nostri parametri umani. Ricordate che è una cosa, fate attenzione, questo bisogna confessare queste cose qui, che gli uomini fanno in continuazione, in maniera spicciola oppure in maniera grossa, capito? Perché se esiste un Dio, i bambini muoiono di fame in Africa, quando ero una vecchia parrocchia, spiegavo che i bambini muoiono in Africa non perché Dio non esiste, capite? Ma voi sapete che noi sprechiamo ogni anno miliardi di tonnellate di cibo. Ha fatto uno studio la FAO, che con il cibo che noi buttiamo al secchio, e ricordate che se qualcuno di voi ha buttato anche una mollica di pane al secchio, si deve confessare, ve lo dico per il vostro bene, hanno fatto una stima che con le cose che noi sprechiamo muoiono 800 milioni di persone di fame ogni anno, su tante, Sapete quante ne capirebbero solo con i nostri sprechi? 3 miliardi e 200 milioni. Quindi chi butta qualcosa al secchio è responsabile della morte dei bambini, non Dio, capito? Hanno fatto un altro caso, come sapete, avete visto adesso tutto il macello che stanno facendo con le Coree, con gli armamenti, sapete quanto costa quella roba lì? Hanno fatto una stima che se i paesi una volta erano G7 per un solo anno rinunciassero a fare nuovi investimenti, cioè a spendere nuovi soldi per nuovi armamenti, non morirebbe di fare nessuno, capito? Non pensiate. Quindi per colpa di chi muoiono di fame i bambini? Per colpa di Dio? O per colpa nostra? Però capite, l'uomo della strada si mette, e se Dio esistesse fosse buono non permetterebbe che i bambini muoiano di fame, d'accordo? Poi arriva la malattia. Perché è venuta questa malattia? Perché mi è venuto questo tumore che stava tanto bene? Perché è morta mia madre? Perché ho perso il lavoro? E cominciamo la respirazione a fare perché? Poi vi leggerò un bel aneddoto che Gesù ha rivelato con una santa donna sul perché, capito? Queste cose non possiamo farle perché dinanzi a Dio e ai suoi imperscrutabili disegni noi dobbiamo sempre fare un passo indietro, perché i disegni di Dio vanno adorati, non vanno sondati. Cioè non si dice a Dio perché, non siamo noi che dobbiamo chiedere perché a Dio, ma sapete che ci saranno molti perché che Dio ci chiederà a noi quando andremo dall'altra parte. Perché tu hai fatto così? Perché non mi hai obbedito? Perché non sei andato a messa? Perché hai fatto gli atti impuri? Perché hai fatto quest'altro? Mi hai detto di non farlo? Dice, ma la vita mi è diventata un inferno, ma tu perché non hai obbedito a me? Non siamo noi che chiediamo perché a lui, è lui che chiede perché a noi, capite? È molto differente la situazione. Questa è la prima cosa. Come seconda cosa, cercare il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, se lo dice così la parola. Voi dovete sapere, ricordatelo sempre, ci sono dei momenti nella nostra esistenza, dei tempi in cui il nostro Signore si fa più vicino, si mette in condizione di farsi trovare. Sono dei periodi, o perché ti imbatti in un bel libro di qualche santo, o perché conosci qualche persona che è vicina al Signore e te lo sa spiegare bene. Possono succedere tante cose e in quei momenti bisogna far pieno, cercate sicuramente si fa trovare, perché non sono eterni. Non dobbiamo farci discipolare addosso, perché dopo una volta che sono passati. Oggi è la festa di un grande santo. Sapete chi è? Lo so perché è il giorno del mio battesimo. Voi lo sapete, dice il Papa, il giorno del vostro battesimo. Io sono stato battezzato il 23 settembre. Mia mamma, lo dico con anima, aveva parlato da mia nonna e bisogna reimpararle queste cose, Che i bambini si battezzano non quando ora le prende moglie, ma possibilmente prima che escono dall'ospedale. Sono nato il 18 settembre, sono stato battezzato il 23 settembre. Oggi è la festa di San Pio da Pietrelcina, ha fatto un grande regalo. Chi ha conosciuto Padre Pio è stato fortunato o no, secondo voi? Chi si è confessato da Padre Pio? Non morto però, capite? E Padre Pio diceva sempre, tutti i tosti non ce l'aveva, lui diceva sempre così, fino a quando ci sto io, ricordate che Padre Pio è stato un grande santo, col diavolo me la vedo io, anche in Italia. Quando sarò morto, ve la vedete voi. Sapete quando è morto Padre Pio? Nel 1968, a settembre, o un mese dopo, a ottobre, che c'è stata la rivoluzione sessuale.
la rivoluzione studentesca, d'accordo? E la rivoluzione sessuale. 2 anni dopo, legge sul divorzio. E cominciamo, c'è stata una precipitazione proprio in basso. Capite quanto bene che possa fare un santo alla vita non solo della Chiesa, ma degli stati interi. In Italia siamo caduti in basso, secondo tutti, Ma fino a quando c'è stato Padre Pio non è stata fatta nessuna legge comunale, nessuna. Sarà un caso? Forse, però questo non è di fatto. Sapete Padre Pio, a proposito di quello che abbiamo meditato, che cosa diceva? Alla napoletana lo facevano come quella di Padre Pio, perché? Cioè, voglio, stava a sentire bene. Dice, il padrone è un grande artista e le cose le fa tutte bene. Lui lavora a ricamo. Oggi le donne, purtroppo molte donne, comunque siete brave, ma molte donne sanno anche che è americano, invece dovrebbero saperlo, così qualche bella tovaglia del Natale. Ah, lui lo sapeva che era, perché c'era anche la mamma Peppa che lavorava, no? Allora, quando uno sta a fare un ricamo, c'è sta il dritto e il rovescio. Il rovescio, appunto, se è dovuto tanti stili che escono, non si vede il disegno, cioè solo quando un ricamo dal rovescio, dice magari sono mostro, d'accordo? Se lo guarda dal dritto dice, che bello! E lui diceva, guaio, nostro Signore è un artista, è la nostra vita, è un regalo, solo che fino a quando stiamo in questo mondo noi vediamo il rovescio. Quando andremo dall'altra parte, non sai che fa il nostro Signore? Lo gira e te lo fa vedere. Mo che poi di. E così sicuramente la pianta è lamentata dopo, d'accordo? Ma noi che vediamo il rovescio, non lo vediamo il dritto. Ecco perché è importante la fede. Ed ecco perché Dio vuole che noi adoriamo i suoi disegni anche quando non capiamo. C'ha sempre ragione, va sempre tutto bene. Qualunque cosa succede, va sempre tutto bene. Qualunque. Prima bisogna dire va bene e poi qualunque altra cosa. Ultima storiella e poi chiudiamo. Stavolta Gesù l'ha rivelata ad una mistica italiana, che è Luisa di Carreta, di cui è in corso il processo di beatificazione, attualmente è serva di Dio. Guardate. Sembra veramente il commento al Vangelo di oggi, alla prima lettura di oggi, non al Vangelo. Figlia mia, leggo, le creature in quasi tutti gli eventi che succedono vanno ripetendo e dicendo sempre e perché? E perché? E perché? Perché questa malattia? Perché questo stato d'animo? Perché questo flagello? E tanti altri perché. La spiegazione del perché, dice Gesù, non è scritta in terra, ma in cielo. E là la leggeranno tutti. Sai tu che cosa è il perché? È l'egoismo che dà il cibo continuo all'amor proprio. Guardate in queste pesa queste parole, E sentite quest'altra. Sai tu dove fu creato il perché? Dove è stato creato il perché? Nell'inferno. Chi fu il primo a pronunziarlo? Un demonio. Lucifero si è ribellato a Dio, sapete perché? Forse non l'avevo mai detto perché l'ipotesi più probabile del peccato originale, sapete qual è, del peccato degli angeli, è che la Santissima Trinità ha fatto vedere agli angeli, chiedendo di adorare questo mistero senza chiedere perché, che il figlio, la seconda persona, sarebbe diventato uomo come noi e loro dovevano adorarlo non solo come Dio ma anche come uomo. E sapete che ha detto Lucifero? E perché tu diventi uomo e non diventi angelo? Io dovrei, che sono un angelo, superiore a un uomo, adorare te, lo scordi la notte. E da quel giorno Lucifero diventò santo. Il primo perché? La pronunciano lui. Gli effetti che produsse il primo perché furono la perdita dell'innocenza nello stesso Ede, Adamo ed Eva. Che cosa hanno detto? Ma perché io non posso mangiare il frutto di questo qui? Perché tutti gli altri sì e questo no? Che c'ha questo? Voglio proprio questo. Che succede? Che ci fa? La fine. Gli effetti che produsse il primo perché furono la perdita dell'innocenza in Eden, la guerra delle passioni implacabili, la rovina di tante anime e tutti i mali della vita. E stasera torniamo a casa e ci ricordiamo perché restavano tanti mali nel pianeta Terra? Per il perché. Ottima risposta. La storia del perché, prendo una citazione, è lunga. Basta dirti che non c'è male nel mondo, questo lo dice Gesù, che non abbia l'impronta del perché. Il perché è distruzione della sapienza divina delle anime. E sai tu dove sarà seppellito il perché? Il nostro Signore c'ha pazienza, poi fammi i conti dopo, Sai tu dove sarà seppellito il perché? Nell'inferno, per rendere
senza dargli mai pace. L'arte del perché è guerreggiare le anime senza darle mai retta. Impariamo da Maria Santissima a non chiedere mai perché a Dio. A Dio non si chiede perché. Cosa ha detto la Madonna? A Dio? Ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Pronti? Non hai chiesto, ah, il figlio deve venire a farsi un uomo in te, dice, e come si fa? E perché io? E perché ho un'altra? E poi gli racconta San Giuseppe, questo e quell'altro. Succede questo? Questo è quello che Dio vuole? Basta, io ci sono, fine. Tutto il resto ci pensa il padre. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad avere questa sua stessa sapienza ed imparare a non chiedere mai perché a Dio, perché altrimenti diventiamo copie di Lucifero e candidati, come abbiamo sentito, all'inferno, dove i perché che non si chiedono a Dio saranno in eterno seppelliti. Siamo lodati Gesù. Sempre siamo lodati.